L'altra volta avevamo anche un po' parlato della natura dell'uomo, era il dottor Bruno che ho visto, non so, si poteva riassumere nel discorso che dall'Australopithecus fino all'Homo sapiens, tutto sommato, il concetto era Homo homini lupus, se non sbaglio, che ha usato Plauto a suo tempo e poi è stato utilizzato anche da. Scusate questo discorso, e che può essere anche rappresentato benissimo dalla favoletta che conoscerete tutti della tartaruga e dello scorpione. Che, appunto, la tartaruga, quando è stata morsicata, dice: Ma perché l'hai fatto? E ha detto: Perché è nella mia natura. Però nel caso della natura questo è proprio vero, perché il secondo principio della termodinamica dice che ogni trasformazione di energia ha rendimento inferiore ad uno, ovvero comporta delle perdite. Quindi è proprio nella natura della natura questo fatto. Il rendimento, scusate se dico cose ovvie, un altro modo di esprimere lo stesso concetto è dire che si dice che l'entropia dell'universo è in aumento. Adesso, dopo fatte queste premesse, andiamo sui numeri. C'è una slide che è interessante, ma tutti conoscono, che la riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbe calare del 55% entro il 2030 e dovremmo raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Cosa vuol dire questo? Ora qua ho una slide che si legge pochissimo, ma l'ho voluta mettere lo stesso per il motivo che almeno qualcuno se la può poi guardare, perché le metto a disposizione, non le slide. In sostanza, questa è la dice quanti sono i consumi pro capite nel mondo, paese per paese, e in fondo c'è l'Italia, non perché siamo l'ultimo, ma questo è il valore dell'Italia, questo è il valore dell'Unione Europea, e qua abbiamo a partire dal Qatar. Quindi importa vedere tranquillamente l'ampiezza di queste barrette. E quello che è importante è che il consumo per capita in Italia è di 29 megawattora anno. Il mega rispetto al kilowatt è 10 alla terza. Cosa vuol dire? Che bisogna prendere il kilowatt e moltiplicarlo 3 volte per 10. Non so se è chiaro questo concetto, perché mi aveva detto Maria Teresa di essere un po' più esplicito. Bisogna tenere inoltre conto che circa il 10% della popolazione mondiale, ovvero circa 1 miliardo, non ha accesso tutt'oggi all'elettricità e al gas. Quindi quando ci chiediamo agli altri di non inquinare, ricordiamoci di questo aspetto. Fortunatamente con le rinnovabili si è riusciti ad avere un po' di servizio, quantomeno durante il giorno, grazie al sole. Infatti ci sono delle tribù che vivono proprio di sole. Il parco elettrico italiano, anche questo potrebbe essere un po' noioso, ma vale la spesa di guardarlo. Allora, il parco della generazione elettrica è di 119 1800, 119,8 gigawatt al dicembre 2021. Qui si tratta di potenza, di cui 58 sono rinnovabili. Vuol dire che già oggi più o meno avremmo la metà del parco generazione elettrica, quindi di quella che sono le centrali, che è rinnovabile, però non è che abbiamo la stessa percentuale nella produzione di energia,
il semplice motivo, ovviamente, che le rinnovabili non sono delle fonti costanti, come tutti sappiamo. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, abbiamo da fare un'ulteriore suddivisione. Il fotovoltaico attualmente è di 22,6 gigawatt. L'eolico più o meno la metà, l'idraulico quasi quanto il fotovoltaico, vabbè, poi c'è la bioenergia e il geotermico. Se fate la somma non trovate 100, perché evidentemente hanno fatto un arrotondamento per cui uno 0,1 si è perso. Da ingegnere mi dava fastidio, ma non sapevo dove metterlo. Quindi fonte eterna, sapete chi è eterna, penso che a livello nazionale è distributore dell'energia elettrica. Prima era Enel, prima che si passasse alla nuova organizzazione dell'energia elettrica che ha portato sostanzialmente alla privatizzazione di Enel e quindi al proliferare di moltissimi fornitori, come sappiamo. Se focalizziamo la nostra attenzione sugli impianti fotovoltaici, vediamo che il 39% è inferiore ai 10 kW. Quindi, cosa vuol dire 10 kW? Tanto per dare un'idea, vuol dire tre volte la potenza che abbiamo noi al nostro contatore, perché normalmente tutti quanti hanno un 3 kW di potenza, che è il vecchio standard dell'Enel. In casa nostra al contatore abbiamo questa potenza disponibile. Il 35% è tra i 10 kW e 1 MW. Questo è piuttosto importante e vediamo che solo il 25% è superiore a 1 MW, detto il numero di impianti, 42 in totale. Un numero che è, secondo me, molto significativo, tante volte questi numeri li ho raccolti proprio all'ultimo momento, perché non li sapevo neanche io. È un mondo che si sta evolvendo rapidamente e in modo anche piuttosto scoordinato. Allora, da gennaio a settembre del 2022 sono stati connessi alla rete oltre 126.500 impianti. Quindi, tutto sommato, dobbiamo pensare che saranno nella taglia inferiore ai 10 kW. Allora, cosa vuol dire FER? Me l'ha ricordato appunto Maria Teresa Tuccio, che vuol dire fonti energetiche rinnovabili. E l'ANI è l'Associazione Nazionale delle Industrie Elettriche. L'ANI ha un osservatorio proprio specifico, nato da poco, per le energie rinnovabili, perché ormai è un argomento che è estremamente di moda e dovrebbe essere diventato in qualche modo un obiettivo per tutti quanti i fornitori di energia elettrica. Non tutti lo fanno, ovviamente. Allora, se andiamo invece sugli impianti eolici, abbiamo che l'88% di potenza degli impianti è superiore a 1 MW. Diciamo, beh, di questi 14 sono stati realizzati nei primi tre trimestri del 22. Penso che possano al momento essere noiosi questi numeri, però magari poi qualcuno lo può prendere a riferimento. Tra gennaio e settembre del 2022 le fonti energetiche rinnovabili hanno prodotto 79,6 terawattora. Il tera rispetto al mega è altre 10 volte, 3 volte 10. Quindi abbiamo che rispetto al kilowattora dobbiamo moltiplicare
9 volte per 10 per avere il terawattora. E quindi diciamo, cosa abbiamo coperto con le rinnovabili è il 33% del fabbisogno elettrico nazionale. È dato molto interessante che nel 2021 eravamo invece al 38%. Perché questo? Perché è diminuita la disponibilità di acqua, cioè gli impianti idraulici che prima generavano nel 2022 hanno avuto una crisi, come tutti ben sappiamo, perché manca l'acqua anche da bere in certi posti, quindi è stata utilizzata l'acqua delle centrali, quelle dei bacini soprattutto, per irrigare, per dar da bere e via dicendo. Quindi ci siamo persi il 5% della produzione rispetto al 21%. Allora, un'altra cosa molto interessante, proprio perché dicevo prima che a fronte di un installato di circa il 50%, abbiamo in realtà come abbiamo visto nel 22, un 33% di produzione di energia. Quindi, come potenza installata, abbiamo che le fonti rinnovabili più o meno sarebbero il 50%, però come produzione abbiamo visto che nel 2022 era il 33%. Questo perché, ad esempio, nel caso degli impianti fotovoltaici abbiamo che al sud si possono contare all'anno 1700 ore, al centro 1500 ore, al nord 1300 ore. Si vede già intanto una grossa differenza perché 400 ore tra sud e nord non sono poche. Comunque abbiamo che queste è una percentuale delle ore annuali in cui, ad esempio, una centrale nucleare, tanto per parlare, è sempre accesa, a parte momenti in cui può essere manutenuta. E quindi il riferimento delle 1700 ore al sud e questi altri valori sono molto importanti. Come dico, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande nel frattempo, è possibile. No, io non ho preclusioni. Ci Per sono quanto riguarda. già due domande in chat, Enzo. Non le vedo io però. Una è qua, ma questi impianti sono di utenti privati, cittadini o aziende? Di tutti. Qua, quelli fotovoltaici? Di Non lo so, tutti. Raffaele, precisaci. Allora, sia il Sì, sono comunque. io, cioè sono Consuelo Diodati, ma sto a nome di mio figlio Zoom. Sì, quando lei ha mostrato il grafico, i dati del fotovoltaico, dove dice da 0 a 10, presumibilmente quello è utenti privati, poi Sì. sopra 10 è quello invece è Ma di. allora, fino a poco tempo fa, per avere degli sgravi fiscali, avere delle agevolazioni, la potenza massima erano 200 kW. Quindi, a questi accedevano normalmente diciamo, i privati. Ecco. Quindi, questa è la prima domanda, non so se ho Poi risposto. c'è Giuseppina che chiederebbe un approfondimento sulle bioenergie, su quali materiali vegetali sono basati? No, no, questo non ve lo so dire, posso fare un'indagine successiva, ma in questo momento non lo so, onestamente. Non c'è altro per il momento. Allora, qui ho ricavato un Scusa, pezzettino per il Enzo. look. Sì. Scusa, Enzo, ti posso solo chiedere, non ho capito quella frase che hai inserito sul discorso del nucleare poco fa, invece mi sembrava interessante, non ho capito quel riferimento che hai fatto, puoi chiarire un attimo. Hai detto per il nucleare invece le ore di utilizzo Le sono contate.
Praticamente poi è acceso continuamente l'impianto nucleare, tranne, cioè è acceso, acceso sempre, però ci possono essere, non so, qualche per cento del tempo in cui viene l'impianto, diciamo parte refrigerante o ausiliari, viene sottoposto a manutenzione, altrimenti è acceso tutto l'anno. Il nucleare non fa carico di base tranquillamente, cioè non, uno si fa 365 per 24 e vede cosa sono 8.000 ore circa, no? Quindi è il funzionamento del nucleare, ma Invece ovviamente il fotovoltaico, l'eolico funzionano quando c'è il sole e quando è c'è certo. Diciamo per l'eolico, per il solare abbiamo 1700 ore equivalenti l'anno e al nord 1300. Per quanto riguarda le ore equivalenti dell'eolico, il valore è dai 2000 ai 2200. Qua tendenzialmente anche in questo caso abbiamo che il maggior numero di ore di funzionamento è al Sud Grazie. o le isole. Tant'è vero che, visto che stanno facendo, dovrebbero fare come progetto, abbiamo letto tutti, un parco eolico in Sardegna estremamente imponente. Ho letto che le pale sarebbero alte 385 metri, quindi più della Torre Eiffel, dell'Empire State Building a New York e via dicendo. Vabbè, questo è un di cui. Vediamo un attimo il discorso del nucleare. Noi abbiamo avuto due referendum, uno il novembre dell'87 e uno il giugno del Scusami 2001. Enzo, prima di passare al nucleare, Bruno chiede l'idroelettrico quante ore funziona? L'idroelettrico dipende. Allora, intanto gli impianti a bacino erano utilizzati esclusivamente per servizi di punta, cioè venivano, secondo la teoria di vecchia, utilizzati in motoraggio. Vabbè, meglio che mi spieghi un pochettino meglio. Allora, in passato cosa succedeva? Il bacino idraulico era il sistema per diciamo, raccogliere, mantenere l'energia e utilizzarla quando si voleva. Quindi faceva l'accumulo, quello che poi chiameremo accumulo. Quindi tendenzialmente cosa si faceva in passato? Si prendeva l'acqua in fondo alla valle e la si portava su nel bacino in altura di notte, utilizzando l'energia che era sovrabbondante, perché ovviamente di notte si consuma meno, per cui in quei periodi veniva utilizzata la potenza per portare sull'acqua e utilizzare questa energia quando necessario, cioè serviva per coprire le punte. Noi abbiamo sviluppato parecchio in Italia questa fonte per il semplice motivo che intanto è una delle prime fonti utilizzate insieme al sole dall'uomo, l'acqua, naturalmente. Acqua, vento e sole. Sono le fonti ovviamente rinnovabili. L'unica cosa appunto che all'acqua era stato proprio l'acqua era stata destinata proprio a questo fine specifico, cioè coprire le punte insieme ai turbogas che erano nati una volta, adesso erano un servizio diverso, perché a un certo punto abbiamo una richiesta di energia di
di giorno che è decisamente più elevata. Il parco idraulico, comunque, pur essendo stato utilizzato al massimo, abbiamo visto non copre una parte, diciamo, relativa e in termini di ore, direi che oggi, proprio per la carenza di acqua, viene utilizzato pochissimo per l'energia elettrica. E poi c'è anche un altro aspetto che non ha più questa, non avrebbe più comunque questa funzione di accumulo, perché prima veniva, come dicevo, utilizzata l'energia in sovrabbondanza di notte, mentre con la nuova impostazione, cioè le rinnovabili, la massima energia ce l'abbiamo di giorno. Quindi dovremmo anche cambiare le nostre abitudini con le rinnovabili, perché prima si diceva fai la lavatrice di notte, perché la fascia oraria era più conveniente, perché era più conveniente? Era più conveniente per il semplice motivo che, ad esempio, non ci sono le industrie che funzionano, anche altre cose. Per cui si concentravano i consumi domestici di notte. Attualmente dovremmo dire, se vanno avanti con questo ritmo, col ritmo che ci aspettiamo, le rinnovabili, ad esempio il fotovoltaico, il massimo della potenza, dell'energia, della potenza l'avremo di giorno. Quindi dovremmo cambiare e dire, cari amici, fate. Care donne, fate la lavatrice a mezzogiorno, non lo so, comunque quando c'è il sole. Non so se ho dato una risposta. Vabbè, andiamo avanti, poi vediamo. Questi sono i referendum del nucleare e mi preme dire che il nucleare di quarta generazione non esiste. Penso che lo sappiano tutti, ma vale la spesa dirlo ancora. E non esiste il nucleare sicuro. Noi abbiamo avuto l'opportunità di seguire la presentazione di Angelo Tartaglia, Spaccare l'atomo in quattro, che Angelo Tartaglia è un ingegnere nucleare, che ha insegnato a Torino e che è tuttora legato, è un senior professor del Politecnico di Torino. Mi piace far vedere questa copertina, perché l'ho trovato veramente interessante questo libro. Si legge comodamente, è estremamente particolareggiato, pur essendo di lettura molto leggera. Qui c'è tutta una serie di fake news che infatti riporta, ad esempio, nel libro, il nucleare pulito non è vero, il trasporto dell'energia, questo qua forse, incidenti nucleari di ultima generazione minima, l'ultima generazione non esiste. L'eliminazione delle scorie è un problema risolvibile? Diciamo di no, perché non l'ha ancora risolto nessuno. E poi, in ogni caso, la produzione di energia mediante fusione eliminerà i rischi per la sicurezza e per l'ambiente? Anche questo viene confutato proprio con delle spiegazioni molto chiare dal professor Tartaglia. E poi, vabbè, ci sono un sacco di altre cose. Il nucleare potrebbe, questo lo sappiamo. Ecco, ultima cosa, poi vi lascio leggere tranquillamente a casa quando vorrete. Ben finita, mi sono perso. Eccolo qua. Il nucleare può essere utilizzato per soli fini civili ed è scorretto evocare il rischio di un uso militare. Anche questo viene confutato decisamente,
e viene messo in risalto che quando si prende a riferimento il nucleare prossimo di piccola taglia, infatti si parla di 100-200 megawatt contro un gigawatt, 2 gigawatt del nucleare degli ultimi impianti, viene appunto sottolineato che dovendo trasportare il combustibile, questo combustibile, anche se lo portiamo in quantitativi ridotti, oppure quando smantelleremo eventualmente questi impianti di nuova generazione, moltiplicheremo il traffico, per cui se ci sarà qualcuno malintenzionato, avrà ancora più possibilità di entrare in possesso di queste scorie. Allora, adesso vi ha lasciato il discorso del nucleare, che mi piaceva comunque fare, per il semplice motivo che il bravo professor Tartaglia, nel suo libro, che mi ha appassionato veramente, da tutti i dettagli e riesce a confutare ognuna di quelle affermazioni che vi ho detto prima. Adesso parliamo invece proprio delle rinnovabili. Le stime sono che serviranno 200-300 gigawatt di rinnovabili. Come ho detto, il gigawatt rispetto al kilowatt è da 10 alla sesta, quindi va moltiplicato per allora, scusate, poi se no, kilowatt, sono kilowatt, megawatt, gigawatt e terawatt. Man mano che moltiplico per 1000, passo da una taglia all'altra. Ora, questo numero è abbastanza strano, però 200-300 gigawatt, perché se pensate bene, e vi avevo fatto vedere proprio all'inizio una slide che parlava di un installato di 112-120 gigawatt circa. Allora uno dice: caspita, ma se l'attuale installato è di appunto di 120 gigawatt circa, e oltretutto abbiamo detto che circa il 50% dell'installato era già rinnovabile. Quindi, a fronte di 120 gigawatt, perché dobbiamo andarne a cercare 200-300? Questo viene spiegato abbastanza facilmente. Scusate, se no. Perché quando vi ho fatto vedere la prima slide, che non si riusciva praticamente a capire, però vi prego di andare a vedere poi nel dettaglio, abbiamo visto che in Italia il consumo pro capite è di 30 megawattora l'anno. E se andiamo invece a vedere il consumo elettrico, consumo di energia elettrica, troviamo che è praticamente un quarto di quello che è il consumo pro capite totale, diciamo, d'Italia, da tutte le fonti di dissipazione. Quindi, se io vado a mettere dentro trasporti, riscaldamento, tutto quello che consuma, trovo appunto quel numero che è circa 30 megawattora pro capite, a fronte di un consumo di pura energia elettrica che è circa un quarto. Quindi si spiega da una parte perché io devo procurarmi 200-300 gigawatt, e poi bisogna ricordare che i 200-300 gigawatt saranno ottenuti tutte con fonti non continue e non programmabili. Quindi l'enorme
quantitativo in più di potenza installata è spiegabile in questo motivo. Non so se c'è qualche domanda in relazione a questo. Cioè, è chiaro questo concetto, no? Allora, elettricità futura che raccoglie una serie di grandi fornitori di energia, di fornitori, generatori e fornitori di energia elettrica, nel primo trimestre del 2022 si era detta pronta ad installare 60 gigawatt di rinnovabili in 3 anni. Allora, 60 gigawatt sono, per quello che abbiamo detto prima, sono più di quelli che sono installati attualmente come rinnovabili. L'hanno chiesto ovviamente al governo autorizzazione e non se n'è fatta nulla, se ne sta facendo veramente poco, per problemi di iter burocratici e poi manca anche un quadro normativo che sia definito, perché ci sono leggi che continuano, decreti, legge, diciamo, c'è tutta una serie di problematiche relative alla normativa che non ha fino adesso avuto uno stop, una fine. Questo faccio un po' di pubblicità a questo istituto, perché abbiamo pubblicato questo quaderno all'inizio di dicembre, è tutto dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. Allora, che cos'è una comunità energetica rinnovabile? Non so quanti conoscano, penso di sì, questo fatto, ma diciamo, con questo termine si intende un'associazione tra cittadini, quindi possono essere cittadini, quindi la domanda di prima, ma sono dei privati o sono invece delle aziende? La risposta è possono essere cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali, di piccole o medie imprese, che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile. Quindi praticamente ciascuno di noi potrebbe diventare quello che si chiama in gergo prosumer, quindi che produttore e utilizzatore. Ovviamente, come al solito, si usano dei termini inglesi, no? Allora, le energie rinnovabili a livello europeo già funzionano, tant'è vero che adesso da una statistica, adesso non so se sia corretta, ma l'hanno pubblicata quando, nel momento in cui hanno fatto recentemente un'indagine a livello di Repubblica, e avevano visto che in Italia noi siamo praticamente tra gli ultimi come comunità energetiche rinnovabili, ne avevamo 31 contro 1750 della Germania, più o meno questi sono i numeri. Quindi in Europa esisteva già una direttiva per questi tipi di impianti e si chiama la RED 2. La CER, quindi la Comunità Energetica Rinnovabile, è un soggetto giuridico abilitato a produrre, consumare, accumulare e vendere energia rinnovabile, nonché a scambiarla ovviamente tra i membri della comunità energetica rinnovabile. Quindi è un cambio notevole nella mentalità, perché mi devo mettere nella posizione di uno che, volendo, si mette dei pannelli secondo certe regole sul terrazzo e poi con mi attacco in genere alla corrente, ecco, quindi mi attacco alla rete normale e secondo appunto certe regole.
l'aggregazione di persone fisiche, PMI, enti, autorità locali, inclusi comuni in qualsiasi forma, purché non animate, ecco, la comunità energetica rinnovabile non deve essere animata da obiettivi quali il profitto, cioè non deve essere la prima finalità. Cioè, chi fa una CER certamente risparmia, perché se no non la farebbe, però non deve fare questo sostanzialmente di fatto per vendere energia. Cioè, io non è che come privato possa mettermi esclusivamente a vendere energia e pretende di rientrare in quella che si definisce la comunità energetica rinnovabile. Poi ci sono delle altre caratteristiche. Questa associazione chiamata CER deve essere aperta e volontaria, controllata da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti oppure detenuti dalla comunità. Per le imprese private la partecipazione alla CER non deve, questo viene detto di nuovo, non deve costituire l'attività commerciale principale. L'obiettivo principale delle CER, e molti se lo dimenticano, è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o le aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. Tant'è vero che si parla frequentemente di comunità energetiche rinnovabili solidali. Non so se avete già sentito questo termine, ma ad esempio una delle prime comunità energetiche rinnovabili è quella di San Giovanni Alteduccio a Napoli, che è un quartiere di Napoli, dove praticamente le suore hanno messo a disposizione i loro tetti e l'energia rinnovabile è praticamente regalata a delle persone poco abbienti di questo quartiere. Ha una potenza, quindi rispondo anche un po' al discorso dei 10 kilowatt, in questo caso ha una potenza di 53 kilowatt e l'energia viene utilizzata da 40 famiglie. Queste sono le varie leggi che si sono susseguite, direttive, via dicendo, seguendo la RED2 europea. E come vediamo, abbiamo iniziato l'iter nel 2018. Il decreto legislativo che recepiva integralmente la RED2 è stato definito nel 2021. E tanto per curiosità, è tuttora fermo, è stato mandato da poco alla comunità europea, perché c'è una problematica relativamente al discorso che si configura, per come questo decreto legislativo è stato scritto, in una sorta di aiuti di Stato, per cui deve esserci di mezzo l'ok della comunità europea. Allora, di fatto, il vantaggio della CER qual è? Dovrebbero essere due, uno psicologico che sarebbe il superamento della classica sindrome NIMBY. E perché? Perché a un certo punto io potrei essere contrario a una grossa pala eolica, difatti molti sono contrari, però se mi metto io dei pannelli fotovoltaici, decido di metterli io sul mio tetto, sul mio terrazzo, ovviamente non posso poi dire che non mi va bene, mi deve andare bene per forza. Semmai il problema è un altro, che non va bene al comune o alle belle arti. Vabbè.
L'altra cosa invece, che è un discorso tecnico, è l'azzeramento delle perdite di trasporto sulla rete. Perché se io produco in un luogo, ad esempio sul mio terrazzo, io produco dell'energia e la scambio, diciamo che produco un kilowattora e questo kilowattora lo do a una persona, a mia vicina, che fa parte della CER e che quando io appunto gliela posso cedere e la prende e ne dispone, a questo punto è energia che non gira sulla rete. Quindi non è energia che al limite può venire dal sud e che facendo tutto il percorso ha delle perdite. Quindi lo Stato dà delle sovvenzioni proprio perché si ha il vantaggio di non fare tutto questo, di non perdere energia lungo la rete. Non so se questo se sono stato chiaro o no. Cioè, l'energia la posso utilizzare prendendola in pratica dal vicino di fronte, che abita di fronte a me, perché in quel momento non la generiamo, ma in quel momento lui non la usa. Per cui l'Enel o chi per esso non me la deve portare, come dico, dalla Sicilia, ma è una qualcosa che rimane circoscritta. Allora, nei nuovi riferimenti, appunto, è stato alzato il tetto, proprio per l'adeguamento alla Red 2, è stato alzato il tetto della potenza di questi impianti che vengono catalogati come comunità energetiche rinnovabili, è stata portata da 200 kW a 1 MW. Quindi 1 MW incomincia a essere una bella potenza. C'è la possibilità di collegarsi alla cabina primaria, quindi della cabina della media tensione, mentre in passato. C'è qualcuno? No. Mentre in passato era necessario collegarsi alla cabina di bassa tensione. Quindi la regola era quella. Vabbè, poi ci sono gli incentivi. Facciamo un minimo di commento. Gli incentivi, che sono i 110 euro a megawattora per energia condivisa, cioè per ogni megawattora che viene consumato sul posto dove appunto c'è la CER, abbiamo 110 euro che vengono forniti, ci vengono dati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Qualche modo sarà poi l'ARERA, che l'ARERA poi avrebbe dovuto aggiungere 8 euro al megawattora circa, proprio in conseguenza di quel risparmio del non trasportare l'energia. Poi ci sono degli ulteriori vantaggi per i comuni con meno di 5.000 abitanti, questi vengono dal PNRR. Vale la spesa di spendere un attimo qualche parola in più perché. Allora, la possibilità di collegarsi alla cabina primaria invece che secondaria vuol dire che mentre prima avevo la necessità di scambiare l'energia con quello che abitava nella stessa zona, nello stesso quartiere, adesso ho la possibilità invece di collegarmi tramite la cabina primaria anche a persone che non sono fisicamente molto vicine, quindi anche di palazzi molto, molto lontani. E oltretutto, nel caso di comuni, c'è un altro vantaggio, che prima con la cabina, parlo di piccoli comuni, dovendosi collegare alla stessa cabina di bassa tensione, quindi la cabina secondaria, ne conseguiva che in pratica due comuni vicini, due paesetti vicini, non potevano in pratica scambiare l'energia, perché
tra loro e usufruire di, degli incentivi. Quindi questo della cabina, la stessa cabina primaria permette di allargare notevolmente la zona in cui gli utenti vengono collegati nella stessa comunità energetica, si possono consociare nella stessa comunità energetica rinnovabile. In più hanno messo gli ulteriori vantaggi per i comuni con meno di 5.000 abitanti, che prima sembravano il 50% dei costi dati a fondo perduto, e adesso dovrebbero essere diventati 40%, ma questo andava oltretutto a vantaggio del era contro la lotta dello spopolamento, a favore della lotta per lo spopolamento, no, il non spopolamento dei diciamo dell'interno del paese. I passi successivi, come ho detto, è stato inviato all'Europa un decreto in cui ci sono parecchi difetti rispetto a quelle che erano state le ipotesi iniziali. Ad esempio, col discorso che abbiamo fatto di questi incentivi, è stato collegato in qualche modo al PNRR e quindi ha una problematica in relazione a quelli che sono gli ipotetici aiuti di Stato. Poi è stata cambiata anche il discorso dei 110 euro a megawattora, perché è stata la tariffa incentivante è stata differenziata su tre fasce geografiche per via della diversa insolazione. Quindi si collega, se vi ricordate, alle ore che avevo dato prima dell'insolazione delle varie zone d'Italia. Quindi al nord, dove le ore di insolazione sono meno, sembra che la richiesta, la possibilità sia di avere 118 euro a megawattora, al centro 115, mentre al sud rimarrebbe questo discorso dei 110 euro a megawattora. Questi dati sono, ripeto, relativi all'energia che viene consumata sul posto e quindi all'interno della comunità energetica rinnovabile. Poi sembra che nella proposta che è andata a Bruxelles ci sia anche il discorso della taglia degli impianti. Ci sono incentivi un po' più alti per gli impianti piccoli, perché tendenzialmente gli impianti piccoli saranno appannaggio di privati, quindi vogliono invogliare il privato a fare queste comunità energetiche. Che non so se appunto, quindi aggancio inoltre con una formula specifica all'andamento del prezzo di mercato dell'energia. Perché? Perché tutto sommato c'è anche la possibilità di vendere energia alla rete. Quindi questa possibilità mi permette quando ho troppa energia, di venderla alla rete, e per questa non ho queste cifre bassissime, ma ho un aggancio a quello che era veramente il prezzo dell'energia, che non è una cosa facile. Come dicevo, i territori dei comuni sotto i 5.000 abitanti dovrebbero avere l'ulteriore agevolazione di avere dei fondi a fondo perduto, il 40% del costo dell'impianto. Allora, una domanda che spesso viene fuori è: qual è il numero ideale di soci di una comunità energetica rinnovabile? Non esiste un numero specifico, perché bastano due persone
per fare una comunità energetica, a meno che, chiaramente vietato, a meno che uno non sia quello che produce e l'altro quello che esclusivamente acquista energia. Quindi non ci deve essere un rapporto venditore e compratore. Cioè, quindi i due persone possono fare la CER, ma non si devono mettere in quella posizione. Devono essere entrambe prosumer, quindi produttori e utilizzatori. Allora, ad esempio, questa è la pala eolica da poco meno di un megawatt. Questa è stata installata a Gubbio e ha come soci 900 persone. Quindi un bel po' di persone. Questo, ad esempio, invece è l'impianto fotovoltaico che vi dicevo di San Giovanni e Teduccio a Napoli. Questi sono i tetti messi a disposizione dalle suore, che evidentemente avevano queste disponibilità, e in questo caso le famiglie sono le famiglie per le quali si sta, le suore hanno messo a disposizione l'energia, sono praticamente 40. Ecco, questo è un altro cosa molto molto recente. Non so, l'ho messa perché è curiosa, è stata pubblicata molto recentemente, è l'agrivoltaico e si vede in mezzo ai pannelloni del fotovoltaico delle pecore. Ora, io avevo visto foto di altro tipo, anzi avevamo fatto anche una presentazione allo Zenzero in cui aveva parlato un ingegnere Andrea Segatta, ecco, esatto, Vignaiolo, che aveva invece Vignaiolo. Delle pecore c'aveva in Sardegna, invece delle pecore c'aveva le vigne. Ora, questa è la prima volta che vedo degli animali invece apparentemente circolanti tra appunto i pannelli fotovoltaici. Tra l'altro, qui potete vedere anche degli altri numeri se andate a leggere poi questa pagina. Comunque, c'è gente che fa molto affidamento a questo tipo di... perché da un certo punto di vista contrasta l'abbandono di certe... diciamo di prati, soprattutto al sud. Qua è una cosa particolarmente importante perché spiega quello che si diceva prima. Allora, ovviamente, questo è l'andamento dell'insolazione. Quindi, noi abbiamo fino alle 6, diciamo, del mattino, dipende poi dalle stagioni, abbiamo chiaramente che non c'è sole. Quindi, se noi vogliamo consumare, dobbiamo utilizzare l'energia immagazzinata da qualche parte. Poi abbiamo un periodo in cui l'insolazione è molto, molto limitata, e poi c'è invece il massimo, che qua dice meno che andrà dalle 10 alle saranno le 3 del pomeriggio. Quindi, in questo periodo, dove abbiamo una punta di generazione, dobbiamo fare in modo di accumulare questa energia che io non consumo. E quindi cosa faccio? Devo installare dei sistemi di accumulo, che generalmente nei piccoli impianti o non ci sono, perché sono frequenti gli impianti senza accumulo, oppure ho delle batterie dove immagazzino questa energia. Attualmente è il sistema più frequente. Come dico, però, in molti casi gli impianti, le CER, non
fanno accumulo. Quindi la parola chiave per le onde rinnovabili è l'accumulo. E ho aggiunto stabilità, ma adesso oggi non ne parlo. Perché è il futuro. Allora, si auspica coinvolgimento delle istituzioni locali, semplificazioni burocratiche. Coinvolgimento delle istituzioni locali vuol dire che dove i sindaci si sono praticamente responsabilizzati e hanno dato l'avvio alle comunità energetiche rinnovabili, sono andati a buon fine. Noi abbiamo sentito il sindaco di cos'era, di Ferla? Ferla, vicino a Noto. Sì, aveva fatto questa... Provincia di Siracusa. Sì, che aveva coperto parte dei... dei tetti del comune con pannelli fotovoltaici e aveva costituito una CER con il comune e mi sembra c'è un negozio e due privati. Comunque il responsabile è il sindaco. La stessa cosa è stato fatto a Magliano d'Alpe, nel Cuneese, però qui a Genova, credo nelle grosse città, non ci sentono per niente. Non è che si vogliano prendere il sindaco o qualcuno per esso, si voglia prendere la responsabilità di fare, perché c'è anche una responsabilità penale, poi di fatto, perché rispondono in solido di quello che può capitare. Non so, vola un pannello fotovoltaico e danneggia qualcosa, la responsabilità ovviamente ricade sul presidente. E poi ci sono il discorso delle semplificazioni burocratiche, come vi ho fatto vedere, non sono ancora definite dopo diversi anni che a livello europeo invece sono già state cristallizzate. Qua ho messo sorpresa. Perché? Perché è recentissimo un articolo che qua è tagliato dal Secolo, ma c'era ovviamente anche su Repubblica, fotovoltaico sull'ex autolavaggio in Corso Italia. È la prima comunità energetica genovese e quasi ligure, perché ne parlano... parlano di una comunità energetica Sestri Levante, però non credo che sia stata ancora realizzata. Questa qua anch'essa deve essere ancora realizzata, però diciamo si sono registrati, dovevano registrarsi in questi giorni, credo che l'abbiano fatta, quindi siamo, pur essendo, come si può vedere qui in fondo, praticamente il penultimo, gli ultimi in Italia per potenza per chilometro quadrato, perché qua dice abbiamo 27 kilowatt per chilometro quadrato, un numero... Enzo, perdonami, sì. Dov'è che si registrano queste qua? Hai citato, sono state registrate, dove si registrano? C'è un registro dove? Devono, credo che non sia il registro, ma devono andare dal notaio e fare e formalizzare l'associazione. Ah, e credo che questa però sia una formalità piuttosto pesante. Non si potrebbe pensare che il comune c'è un ufficio dove registrano queste robe gratis, senza balle? Perché al notaio si pagano dei soldi, eh? L'hanno pagati, sì, penso. Ma che agevolazioni sono queste qua? Allora, le agevolazioni stanno nel fatto che poi ti danno i 110 o vabbè in questo caso 118 credo euro a megawattora e te lo danno per 20 anni. Va bene, quindi, ma non potremmo prendere... Che,
Non potremmo prenderci una nota e dire che questa è una cosa che potremmo trovare una soluzione diversa, che l'elenco delle CEE può essere fatto in comune. Non possiamo trovare un modo, almeno fare a livello di proposta, mica ci picchia qualcuno se facciamo le proposte, perché questa faccenda qua di andare dal notaio non mi pare che sia poi una cosa. Io dico che possono anche andare all'ufficio delle entrate, allora, che la fanno anche piuttosto gratuitamente o quasi, per cui qualche alternativa a registrarla presso un notaio, secondo me, dobbiamo inventarci o indicare delle altre alternative. Penso io, poi ragioniamoci, eh. Sì, non è che si può pensare. Ora, va particolarmente sottolineato che, come appunto Luigi Fasci sa, perché ce ne siamo occupati anche con Gianfranco Porcile di questa problematica col comune, a Ferla e Magliano Alpe sono nate delle sotto l'egida del sindaco, sono nate delle associazioni nella forma non riconosciuta. E qui a Genova ci hanno già detto che non ci pensano nemmeno, e soprattutto che non prendono certamente a livello comunale in mano le redini di una cosa, diventando responsabili. Lì, probabilmente perché sono piccoli comuni, l'hanno fatto. Adesso l'ultima cosa, questa è abbastanza recente, è stata autorizzata Civitavecchia, il parco eolico offshore di 270 megawatt. 270 megawatt vuol dire 270 comunità energetiche della massima potenza. Quindi non so se è chiaro il numero. 270 megawatt è praticamente come una grossa turbina a gas. Quindi faranno un parco eolico offshore di questa dimensione, il primo d'Italia e del Mediterraneo. E metteranno anche batterie per 36 gigawattora. Allora, poi vabbè, cioè, lì faranno anche impianti a idrogeno da 113 megawatt e impianti fotovoltaici da 655 megawatt complessivi. Quindi tutta la potenza di 655 megawatt installata, quindi avremo al posto della vecchia centrale a carbone, avremo questo fantastico. È parecchio che ne parlano, ma adesso è stata autorizzata e i cittadini dicono che è stato appunto merito loro, perché si sono battuti per perché cosa si voleva fare? Si voleva sostituire la centrale a carbone con centrali con dei gruppi turbogas, dei cicli combinati. E quindi avrebbe, come nello stesso discorso di La Spezia, a un certo punto la cittadinanza dice: ma allora, se sostituiamo il carbone col gas, e a questo punto continuiamo con i fossili. E in alcuni casi sono riusciti. Qui a Civitavecchia finalmente hanno detto di sì. È stato fatto un contratto con l'ENI, è stato proprio ratificato, non è Sì. solo un pur parlare, insomma. No, 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 no. Ma il progetto esisteva da diversi anni. Sì, solo che adesso è stato firmato il contratto con l'ENI, Infatti. proprio a marzo, il mese scorso, insomma. Dicevo, ultima cosa, ma la prima e più importante fonte di energia rinnovabile è la riduzione dei consumi ed un uso consapevole dell'energia. Grazie.
bisogna ricordarsi di questo fatto, perché, come dicevo all'inizio, le potenze le potenze che verranno richieste alle centrali saranno mica piccole, quindi ci dovrà essere un'installazione. Ora, tant'è vero che il ministro Michetto Frattin aveva detto, proprio per invogliare le CER, che non sono la soluzione, perché, come ho detto, 270 megawatt di eolico vuol dire 270, è l'equivalente di 270 comunità energetiche rinnovabili della massima potenza. Quindi basta una centrale, una offshore di quel tipo lì per avere una grossa iniezione. Però si sta spingendo molto sulle comunità energetiche rinnovabili e il ministro Frattin aveva detto appunto che vorrebbe avere una 15.000 nuove centrali, scusate, centrali, comunità energetiche rinnovabili nei prossimi 5 anni. Speriamo bene. Direi, mi sono prolungato fin troppo. Se volete fare un po' di domande, qualcosa. Ci sono già due domande in chat. Intanto grazie a te, Enzo, per la precisione con cui ci hai comunicato questi dati, che sono importantissimi. Sarà meglio poi che ve li guardiate, perché insomma, sono stato un po' arruffato nel raccontarvi. No, sei stato chiarissimo. Pinuccia ti chiedeva, parlando delle comunità, delle CER, quante comunità energetiche sono in programmazione? Esiste una specie di inventario a livello nazionale? Noi avevamo provato a cercare il dato quando abbiamo curato il quaderno, ma non avevamo trovato nulla. E poi, che relazione c'è tra i 126.000 impianti e le comunità energetiche? Allora, volevo chiudere, ma noi, ecco, vediamo qui. Allora, eccoci. Te l'ho tolto io. L'hai tolto tu? Meno male. Sei sempre l'ancora di salvataggio. Niente. Allora, il discorso è questo. Tutti quegli impianti che sono stati citati, cosa sono 126.000 rotti, non credo, cioè una piccola parte avranno usufruito delle agevolazioni, certamente, perché prima cioè c'è questa, ci sono queste leggi che sono estremamente variabili, non sono mai consolidate, tant'è vero che fino adesso, insomma, qui in Liguria di comunità energetiche rinnovabili sarà la prima, questa qua, che viene fatta in Corso Italia, perché c'è anche, come dicevo, quella di Sesto Levante, dove che è stata promossa anche lì dal sindaco, però anche lì realizzata non la è. Credo che si siano consorziati. E poi dovrebbe esserci un'altra lì a Levanto, mi pare. No, Levanto. Il rappresentante di Lega Ambiente che aveva partecipato a quella riunione col sindaco di Ferla. Sembrava sì, però... di Levanto? A me non risulta Levanto. Comunque, per il momento... c'è Dolce Acqua che dovrebbe praticamente... partire con Magliano d'Alpi, perché poi oltretutto ci sono tutta una serie di problemi che sono veramente anche strani, perché noi abbiamo chiesto, come ecoistituto, abbiamo chiesto che istituiscano una specie di sportello comunale per dare spiegazioni, fare alla gente.
su questi temi e devo dire che anche guardando quello che c'è in giro per l'Italia non sono tantissimi i comuni che fanno propaganda a queste che documentano la possibilità con i cittadini, la possibilità di fare delle comunità energetiche rinnovabili. Tutta una specie, secondo me, quindi è difficilissimo sapere quante sono le comunità energetiche in Italia. Ora, come dico, guardando la statistica che presentava Repubblica un mese scorso, mi sembra, sarebbero 31. Quali siano, credo che sia riportato in un documento del di RSE, l'ex CISE, era una parte dell'Enel. Comunque, non lo so, dipende dalla definizione. Ora, quelle che vengono definite CER certamente sono poche. E poi cosa aveva chiesto Pinuccia? Esiste una specie di inventario nazionale? Che relazione c'è tra i 126.000 impianti e la CER? Punto. Non credo che ce ne sia molta. Vedo una mano alzata che è quella di Luigi Fatti. C'è una in chat una domanda. Grazie Enzo, grazie. Mi piacerebbe essere più esauriente. Prima della mano alzata, se facciami la... No, sei stato chiarissimo. C'è un'altra domanda in chat di Cinzia che dice: hai parlato di pannelli che possono volare o cosa del genere, per questo i comuni non se ne vogliono far carico per paura di incidenti e conseguenti responsabilità. Ma ci sarà un modo per non farli volare? Puoi spiegare meglio? Scusa Enzo, sì, dimmi. Al di là della tua informazione tecnica, io mi ero prenotato per dare anche una risposta a Cinzia su questa questione. Non quindi farli volare? Sì. Ok. Sì. Allora, non credo che sia questa la preoccupazione dei sindaci grossi, però l'informazione che ha dato Enzo ha bisogno di una piccola precisazione. È vero che i sindaci, in particolare adesso nostro, non so se è arrivata ancora alla sua attenzione questa problematica, perché siccome abbiamo un sindaco del fare, magari se capisce bene potrebbe anche fare, perché nessuno lo vieta giuridicamente parlando. Però la mediazione per togliere questo imbarazzo, questa situazione, sembra che l'assessore Campora eravamo presenti, ha preso il telefono in mano e ha chiesto a chi di dovere, adesso mi ricordo più se era Enel o che so io, nelle CER possono partecipare anche, diciamo, se non il presidente diretto, rappresentante come fanno i piccoli comuni, ma un pezzettino, un socio. Basta che ci sia un edificio del comune e te lo lì che entra come socio o come diciamo partecipante. Quindi ancora è da stabilire fino in fondo se i comuni potessero essere loro. Io ritengo che se un piccolo comune può farlo, dal punto di vista giuridico non capisco perché non possa farlo anche uno grande, me lo devono spiegare. Ma al momento la mediazione è così, il tentativo di tenerli agganciati, questi attori del comune, degli enti, che poi, voglio dire,
la regia di tutto quanto rimane nel loro groppone, non ci sono discorsi. Il frattin li invita a metterci la faccia. Quindi al momento noi sappiamo che il comune può entrare in una CER in un modo indiretto, non protagonista numero uno, ma numero due. Poi la questione delle responsabilità, queste famose, no? I sindaci ce n'hanno talmente tanto che una più una meno non mi pare che sia questo il problema, ma sappiamo tutti che ci sono anche le assicurazioni, lo sappiamo che ci sono anche le assicurazioni e le assicurazioni possono essere utilizzate per chi ha paura, no? Quindi voglio Infatti, dire, si stanno assicurando i responsabili. Voglio dire, ho capito, ma deve essere tutto, ritorno al discorso di prima, di agevolare e non solo farti ritornare qualche soldo indirettamente, ma anche appunto agevolare l'iter burocratico. Per cui prendiamoci un attimo nota che quando parliamo con l'assessore, voglio dire, vediamo un po' se questa questione del registro del CER c'è una possibilità che venga fatta. Noi abbiamo dei bei servizi anagrafici, che so io, voglio dire, no? E poi ribadisco, un'associazione può iscriversi direttamente all'Agenzia delle Entrate con una spesa molto ridotta rispetto a quella di un notaio. Detto questo, aggiungo un'informazione che evidentemente le cose sono complesse discorrendo. Noi abbiamo fatto l'ha appena accennato Enzo, abbiamo fatto un incontro con il manager, energy manager, su diciamo con delega dell'assessore. Siamo andati là come interlocutori del sociale, che rappresentanti del sociale, e abbiamo fatto un incontro con rappresentanti di un'organizzazione che poi magari Enzo spiega meglio di dove arriva. Stiamo per arrivare alle 7, volevo poi dare ancora la parola. Sono a conclusione. Sì. Abbiamo fatto un incontro con Algovat, rappresentanti della Voit. È un pezzettino che siamo qui, è bene che così più gente sa e meglio è. E ne faremo degli altri con lo scopo, questo Algovat sono quelli che praticamente metteranno la piattaforma a disposizione per gestire una CER. Più grossa è e più questa piattaforma probabilmente diventa necessaria. Poi fai da te, bello, ma voglio dire, la professionalità. Questi hanno come mission di divulgare le CER come noi, solo che loro sono un ente privato, un'impresa, non so se sia un SPA o compagnia bella, ma comunque ha a che fare con, diciamo, delle implicazioni con il pubblico, con, diciamo, un qualche modo il pubblico c'entra. Quindi stiamo lavorando in questo senso, stiamo cercando di fare un programma che va nei municipi a spiegare queste cose, a mettere in campo tutto quello che adesso qui avete sentito e per mettere in condizione di sveltire le pratiche. Quindi questo era un altro pezzettino che mi sembrava importante portare a conoscenza. Per il momento io mi taccio. In chat c'è ancora una domanda che forse è utile. Vincenzo chiedeva, sì, Luisella, subito. Vincenzo chiedeva quali sono i passaggi burocratici per la CER tra i cittadini che occorre fare. Questo l'ha chiesto Vincenzo. Vincenzo Lagomarsino. Chiederei anch'io, tutto sommato, ma bisogna
Allora, sostanzialmente bisogna fare in qualche modo ufficializzare l'associazione, che, come dico, tra le, attualmente preferiscono quelle non riconosciute. E poi bisogna iscriversi in qualche modo al fare domanda al GSE, che è il gestore nazionale. E le, io però, quindi magari poi vi mandiamo tutto quanto al, al Vincenzo. Volevo. Lui ha alzato la mano. Poco allora. Mi scuso perché purtroppo ho un'intervista, devo andare via subito. Volevo ringraziarti moltissimo e dire che mi sembra molto importante quella proposta che è stata avanzata dello sportello. Credo che potrebbe essere una delle idee che noi lanciamo nel corso del nostro festival e anche prima magari, perché io credo che le persone debbano essere informate in tutti quegli aspetti che io devo dire dal punto di vista bioetico trovo di grandissimo interesse. Mi piace molto l'idea della comunità solidale, trovo che qui il tema dell'ambiente si sposi molto bene col tema della cura, ecco, la società della cura, la solidarietà. Però non mi nascondo le criticità che, di cui dovremo poi prendere atto. Non dimentichiamo che il nostro festival è dedicato alla bellezza, quindi il discorso dell'impatto sull'ambiente, ad esempio delle paleoliche, dovremmo considerarlo. Quindi ringraziamo moltissimo Enzo perché ha fatto un'esposizione veramente esauriente, ho imparato moltissime cose, però ripeto, si aprono moltissime questioni che bisognerebbe poi affrontare, mi auguro, in un incontro preliminare, certo, prima del nostro festival. Io ho accennato brevemente a questi temi, ma in realtà ce ne sono parecchi, ecco, ma direi i più urgenti mi sembrano proprio questi. Informare, quindi lo sportello mi sembra un'ottima idea, e poi ecco il rapporto con le belle arti che, ecco, mi sembra, tu l'hai accennato, ma mi sembra da non sottovalutare. Certo. Scusami, mi permetto di inserire solo un elemento sulla bellezza. Le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici sono quelli che sono, però il carbone e l'inquinamento sono peggiori. Io lo ponevo come un elemento problematico. Perché ma io volevo introdurre considerare che o spegniamo la luce e tutto quanto segue, oppure l'alternativa è carbone. Abbiamo per scontato che noi sposiamo certamente le energie rinnovabili e le sosteniamo con molto fervore, però ecco, direi che anche questa aspetti non sono da sottovalutare, perché penso ad esempio alla posizione di Sgarbi, che è una posizione molto netta e innegabile, che e quindi con questa poi bisognerà fare i conti, che ci piaccia o no, vi pare? Sì, c'è Enrica che... Sì, vedo, grazie. Io adesso... è opportuno che parli perché lei è stata allieva di Francia. Posso prenotarmi a parlare? Non so se c'è il tempo. Io volevo solo dire due cose. Una sul discorso interessante di Luisella, il discorso della bellezza. Cioè, secondo me, purtroppo, finché non si capirà che il discorso delle rinnovabili non può essere così parziale, cioè non possiamo continuare a dire no alle paleoliche, no al fotovoltaico disperso per il terreno, cioè ci vorrebbe una pianificazione territoriale nei piani paesistici che indicasse a seconda del territorio qual è la vocazione del territorio in rapporto alle possibili rinnovabili. E finché non ci sarà questo, sarà sempre orrendo qualunque intervento si farà, perché ci può essere il territorio su cui può essere benissimo inserito l'eolico, il territorio su cui l'eolico proprio non ci può andare, però dovrebbe essere la pianificazione territoriale a indicarlo, non lasciare che qualunque singolo parta con un'iniziativa e poi si dica no, va. Poi c'è la nota molto interessante che ha... Ciao Vincenzo!
Credo che questo, se mi posso permettere, dovrebbe Luigi, essere uno degli obiettivi che noi ci portiamo. Per la tua domandina, poi possiamo approfondire. Luigi, in modo ci sentono più tutti. Esaustivo, hai capito? Lo so, purtroppo è il solito Volevo. Scusa, prima che io mi allontani, mi scuso. Quello che tu hai detto è importantissimo. E proprio su questo noi dovremmo lavorare, questo discorso della pianificazione, proprio per evitare che ci siano questi scontri così forti. Ma non solo, ma ha detto Enzo una cosa importantissima che non viene mai rilevata come si deve, e cioè che prima di parlare di rinnovabili bisogna parlare di risparmio energetico, ma bisogna parlarne veramente, cioè in ogni territorio bisognerebbe dire si mira un tot di risparmio energetico a un tot di rinnovabili, quali possono essere le rinnovabili e così via, altrimenti sarà sempre qualcosa di estremamente brutto che viene fatto, estremamente parziale. Invece volevo solo velocissimamente approfittare di Enzo per fargli una domanda tecnica e scusa l'ignoranza. Cioè, io ho questo dato, cioè, tu hai detto che darebbero 118 euro ogni megawatt ora per 20 anni, giusto per incentivare. Ora, io ho questo dato, scusami se magari è sbagliato, che un piccolo impianto di fotovoltaico dà 3,46 megawatt ora l'anno. È un dato che ti può risultare corretto? Cioè, diciamo, un piccolo impianto da 3 kilowatt produce 3,46. Il che significherebbe un'inezia poi come incentivo per ciascun produttore singolo. Era questo che ti volevo dire. Scusa, hai detto? Io ho 3,46 megawatt ora l'anno per un impianto familiare, diciamo da 3 kilowatt. Sì, fai 3 kilowatt per 1000, sono, abbiamo detto 1700 al sud, poi sono 1300, sì, è un numero corretto. Ma guarda... Allora significa che un singolo, diciamo, che si è messo 3 kilowatt sul tetto, in un anno gli danno 350 euro di incentivo, dico giusto? Ma guarda, a parte che... È questo il dato. Allora, a San Giovanni al Tedduccio, no? Allora, intanto tu come singola non rientri nella CER perché sei sola. No? Sì, dico, mettiamo, non so, si mettono insieme 10, 15. Seconda cosa, ad esempio, San Giovanni al Tedduccio, lì a Napoli, dove tutto è stato promosso, curato da Legambiente, utilizzano i tetti delle suore, praticamente ogni famiglia... diciamo, riceve un guadagno di 300-400 euro l'anno. Ecco, quindi è corretto questa cosa che ho detto. E ultimissima cosa, scusate, siccome tu sei così carino, hai ricordato Francia. Ecco, io non riesco a capire perché il solare a concentrazione che era nato col professor Francia, in cui noi eravamo primi al mondo e viene utilizzato ovunque in questo momento nel mondo, in California, Marocco, e tutti dicono che è un'idea, nessuno dice che è un'idea nata in Italia, non gli viene in mente a nessuno. Ecco, io vorrei sapere perché nessuno, nessuno rinizia questa strada, secondo te? Cioè, qual è? Perché in realtà è molto remunerativo il solare a concentrazione, insomma, invece di impestare di campi di fotovoltaico, è molto più concentrato il discorso del solare a concentrazione. Ma perché non lo affronta più nessuno, secondo te? Qual è il motivo? Se ti sei fatto un'idea, se no non importa, perché è una... Sono costretto a salutarvi. È stato tutto interessantissimo. Buonasera a tutti, grazie. Ciao. Non abbia potuto fare l'intervento, che voleva fare una domanda, credo. Sì, dottore. Una domanda. Esistono varie forme di risparmio energetico e di energie rinnovabili. Come mai in questo elenco manca quella geotermica?
per esempio nel Viterbese hanno fatto un buco in terra, esce acqua a 59 gradi. A Vulci, è una terra di antichi vulcani, il buco è di 8 metri, la perforazione è di soli 8 metri. Esce acqua a 60 gradi. Come mai non si percorre anche questa strada? Ma la parte geotermica è stata sfruttata... Sì, parzialmente. Diciamo, a livello di grossi impianti non si può fare molto di più, perché anzi è stata una delle prime forme insieme all'idraulica di energia in Italia, prevalentemente ovviamente in Toscana, dove ci sono diverse centrali, poi però i campi vanno esauriti e molte volte pompano acqua dentro i, diciamo, questi, chiamiamo, non so, pozzi, e diciamo, a volte nascono anche delle problematiche, non è soltanto vedo da Giuseppina Montanari a tutti, poi bocciato. Non ho capito. No, comunque non è che ci siano... Ho detto che Rubbia ha fatto un progetto di solare a concentrazione in Sicilia quando era ministro Pecoraro. Poi fu bocciato e lui è andato a fare in Spagna, se non sbaglio. Grazie molte, arrivederci a tutti. Grazie. Ciao. Sì, ma lui utilizza dei principi già più complicati rispetto a quelli di Francia. Francia usava proprio l'acqua calda, lui invece usa dei sali, quindi è una cosa già più complicata. Più complesso. Sì, quello di Francia erano principi estremamente semplici che però non sono mai più stati ripercorsi, non si capisce bene perché. Insomma. È sbagliato, certo. Comunque, vabbè, non voglio monopolizzare, che non è proprio... perché è stata una cosa interessantissima e sono contenta di averti ascoltato. Quelli, diciamo, a sali fusi, diciamo, in Italia avevano preso un po' di slancio recentemente. Poi, tant'è vero che avevano comprato i componenti per 10 impianti. Dopodiché hanno deciso, forse Enea ce n'è ancora uno che sta provando, sali fusi, sto dicendo. I nostri 10 impianti che dovevano essere così, a livello industriale montati, sono stati venduti ai cinesi. Perché ufficialmente, c'era il problema che in caso di qualche incidente, i salifusi andavano praticamente a solidificavano e dovevi buttare via tutti i componenti. Il discorso di Francia è diverso. È diverso, che... E poi infatti... esisteva già, cioè Francia aveva già immesso un megawatt in rete nel 1980, quindi, cioè, e poi c'è la centrale solare di Sant'Ilario che almeno dovrebbe essere storicamente preservata, invece non la conosce nessuno, almeno quello dovrebbe essere utilizzato come prototipo storico, insomma, che la mettano in funzione e sono 4 specchi, e però che la visitino, la vedano. Guarda, io c'ero andata a vederla, ma mi sembra che fosse abbandonata. Era completamente, è completamente, che ne dica l'Istituto di Meccanica della Facoltà di Ingegneria, che se glielo dici si arrabbiano, perché magari hanno fatto molto per preservarla, non ci sono riusciti, non lo so. Comunque, insomma, questa centrale è qui dal 1964, è la prima al mondo, e noi non la mettiamo in nessun rilievo. Ecco, quella di Adrano in Sicilia è stata dismessa, è stata completamente dismessa, e quindi non esiste più, è solo rimasta la caldaia, che credo sia a Milano, nel Museo della Scienza e della Tecnica, e basta. E mio padre aveva progettato la torre per sostenere questa caldaia, perché non era facile un pentolone che andava a 1000 gradi sostenendo bene, però è stato tutto dismesso, cioè la cosa angosciante è questa. E invece in California utilizzano
il 30% di energia elettrica con il solare a concentrazione di Francia, non con i sali fusi, che è più complicata come applicazione. Comunque, non lo so, è una cosa veramente strana questa qui, ci sarà qualcosa che ci sfugge. Sarà qualche interesse commerciale. Eh sì. Senti Enzo, comunque sei stato veramente illuminante, grazie mille e sono molto contenta di averti ascoltato. Magari, credo di essere stato abbastanza confuso, però le slide ce le avrete, per cui ognuno avrà la possibilità di guardarsele poi, perché ho fatto un po' di fatica a raccogliere alcuni numeri, ecco, tutto lì. Ma perché erano tanti dati, anche incrociati, abbastanza complessi. È un lavoro, grazie davvero. È un grosso lavoro. Un grosso lavoro, grazie davvero. Grazie a voi. Allora, aspettiamo le tue slide. E grazie ancora. Grazie a voi. Allora chiudiamo, perché credo che di solito alle 19. Io metto il filmato anche sul sito dello Zenzero. Allora fai quello che vuoi, se qualcuno vuole fare delle domande, il nostro numero ce l'hai, per cui il nostro indirizzo, io sono contento se riesco a dare delle informazioni in più, perché raccolgo tutta la sporcizia che si trova e poi la depuro e la metto a disposizione. Effettivamente non so, io penso che forse si potrebbe chiedere a questo sindaco così attivo se qualche fondo che gli arriva dal PNRR lo investisse per rimettere in funzione la centrale solare di Sant'Ilario. Questa potrebbe essere una bella idea. Perché sinceramente è uno schifo che venga abbandonata così e che non la conosca nessuno. Insomma, gli studenti di Genova dovrebbero considerarla un fiore all'occhiello della loro cultura, invece non la conosce nessuno. E anche perché non credo che funzioni più. All'Istituto Marsano? Sì, all'Istituto Marsano credo che sia però completamente, insomma, è un ancora simbolo, qualcosa. Ma è un simbolo, è un simbolo che dobbiamo riuscire a fare, rimettere un po' anche per la storia, a far raccontare la storia di come l'ha fatto quello lì, bravissimo, benissimo, un'idea splendida, per me è un'idea splendida. Io però lo sapete che sono quella delle idee, ma non faccio poi un tubo per non è colpa mia, è proprio che devo fare troppa roba per l'età e non ce la faccio. Però è una proposta importantissima. Io l'avevo ero andata proprio a vederla perché volevamo valorizzarla. Poi vabbè, io sono venuta via, però questa cosa è da valorizzare, perché veramente è la prima al mondo. Quindi sì. Come costituto dovremmo forse scrivere una nota, qualcosa, Enzo. No, ma per favore, affidiamo a Enzo questo... Io forse ho ancora da qualche parte... Sei Alessandro? Sì, sto cercando di parlare. Per favore. Non si vede segnali, niente. Attiva anche il video, così ti vedono oltre. Ma la voce la sentite? Sì, la sentiamo. Perfetto, benissimo. Allora, io faccio parte dell'Associazione di Archeologia Industriale di Genova. Sì. Quindi potremmo segnalare anche noi, quindi, questa... Bene, certo. Io non so, forse potrei trovare, non lo so, perché io sono una lazzarona disordinatissima, comunque... Mio padre aveva fatto una bellissima relazione sulla centrale solare di Sant'Ilario, sì. Da qualche parte devo averla e magari la potrei mandare a Enzo, credo. Se ce la fate io bene, conosco la che... preside, io conosco la preside. Conosco la preside, se Enzo scrive quello che c'è da scrivere, poi faremo in modo di conoscerla. Scusate, siccome Inge Cultura, che è questa associazione di cui parlavo, di cui fa parte anche Guido Rosato, che è un architetto del comune, che si occupa di beni culturali, ha fatto questi percorsi per supporto per quanto riguarda i macchinari, le gru che ci sono nel porto, ma soprattutto anche di diverse altre cose, pubblicano anche loro dei quaderni. E solitamente so che la presidente Alessandra Brignola affida anche a esperti del settore, magari anche esterni alla situazione,
diciamo, la redazione di queste relazioni, e quindi se c'è già una relazione fatta, tanto meglio, si potrebbe condividere e... Bisogna che la trovi, sì, ce l'ho di sicuro. Magari sì, se la posso dire a Enzo, poi magari Enzo me la fa vero. Loro solitamente hanno anche, cioè, un po' di peso ce l'hanno, perché poi riescono comunque a coinvolgere. Comunque, anche... indipendentemente da questo, parla da sola, la centrale solare di Sant'Ilario, voglio dire, andrebbe preservata solo perché esiste, perché è sorta nel 1964, quando il mondo non aveva idea di che cosa fosse il solare a concentrazione. Quindi, insomma, c'è anche questo istituto nazionale che si occupa del solare, solo che non si riesce a, come dire, a farla considerare un bene culturale grande com'è, insomma, comunque. Ci proveremo, ci proviamo. Abbiamo buttato un semino, vediamo come. Enrica, se mi dai qualche dato tecnico, ma proprio due righe, poi scriviamo certamente. Allora, poi passiamo a Zingale, a Alessandro, se hai anche tutto il corredo. Ma bastano poche righe e poi faccio una lettera a Bucci. Ottimo. Intanto avviso allora... Però non ti garantisco niente, perché sono veramente messa malissimo. Non è un periodo che veramente... Mi serve un po' di tempo. Non lo so se ce la faccio prima dell'estate a trovare sta roba. Comunque vabbè, se mai mi scuserete. Comunque può darsi che invece la trovi al primo colpo, e allora sarebbe sicuramente... Sì, te la mando, e mi piacerebbe che ci fosse anche il nome di mio padre, che insomma era uno che sicuramente dell'archeologia industriale di Genova faceva parte, perché è quello che ha costruito tutte le gru portuali, CMI, Savigliano, e anche la torre solare, la centrale solare Biedrano. Quindi insomma, se fosse pubblicata questa sua relazione, vorrei che ci fosse il suo nome. Ecco. Certamente. Va bene, ora cercherò di trovarla, dai, da qualche parte. Se volete, chiudiamo, dai. Che penso che d'accordo. Sia... Cosa dici, Maria Teresa? Sì, penso che si possa chiudere. Molti hanno già salutato e sono andati via, appunto, compresa Pinuccia ultimamente, quindi forse è opportuno chiudere. Grazie di avervi rivisto. Scusate per la lunghezza, per la confusione. Ma comunque, ancora se volete, a te, se volete altre date, sono disponibile. È sempre buona bello Pasqua sentirti. A tutti. Grazie davvero.